con noi sei online. Graziano Cecchini, pittore, scultore, artista che non ha bisogno di presentazione, è a Sanremo perché Sanremo in piazza Borea Dolmo, proprio a due passi dal casinò, nel centro, nel cuore del salotto buono di Sanremo, è stato scoperto questo monumento di Cecchini, monumento che è la madre terra. La madre terra perché la madre terra? Siamo nel 2015, l'anno dell'Expo di Milano, quindi la nutrizione, la terra, la vita proprio al naturale, è giusto che ci sia questo parallelismo. Graziano, ci vuoi illustrare meglio questa signora, questa donna dalle forme così un po' alla Botero, che però è così destrutturizzata, no? Un po' alla Picasso, possiamo vedere un po' tanti pittori famosissimi e c'è la tua mano che però ha creato qualcosa di più. Questa è un'operazione che risale al 2014, cioè nel momento stesso che si è parlato bene dell'Expo Nutrire la Terra, ho detto va bene, nutrire la terra, quindi devo fare un qualcosa che sia un po' in controtendenza. E quindi mi è venuta l'idea di fare la madre terra geneticamente modificata ed ecco che viene destrutturata, come giustamente dicevi tu, in questa maniera. Voglio dire, lanciare un messaggio utilizzando una materia molto povera, cioè qui c'è acqua e terra e qui c'è un prodotto che doveva essere mandato al macero, in realtà continua a vivere. Sì, perché dal recupero c'è una nuova vita. Si ricostruisce dal riciclo, diciamo, no? Proprio. Questo è il messaggio. Esatto, io quando sono entrato dentro i magazzini della Riviera Recuperi mi sono sentito in un Luna Park, non in una zona di stoccaggio di materiali di recupero. Infatti gliel'ho detto sia all'amministratore delegato, ad Aleandro e a Marco Del Gratta, dico io qui vivo una nuova emozione, sto vivendo all'interno del mio parco giochi. Voglio fare solo due flash per dire chi è Graziano Cecchini. È quel personaggio, quell'artista che ha mandato dalla scalinata di Trinità dei Monti migliaia e migliaia di palline colorate. È quell'artista che ha così illuminato l'acqua di rosso di Fontana di Trevi. Non dimentichiamoci che quell'operazione lì, nell'arco di 70 ore, ha fatto 20 milioni di contatti. Ecco, qui anche questo monumento dà degli input, dà dei significati, dà dei messaggi, perché per esempio questi copertoni, no, che a un certo momento tu hai spiegato prima, che dai copertoni può rinascere una linfa vitale nuova, però questi copertoni formano anche un punto interrogativo. Esatto, e questo è l'interrogativo di che cosa vogliamo fare noi della nostra madre, cioè della terra, cioè come ricostruirla, quale sarà il messaggio dopo l'Expo 2015, ricostruirla con gli OGM oppure ritornare un pochino a rispettare questo pianeta. Chiudiamo questa intervista, se mi permetti Graziano, siamo a Sanremo, città della musica, del festival, con un messaggio, ecco qui sono delle note musicali. Queste sono, è il motivo di Vacanze Romane dei Mattia Bazar, che è... Ci siamo conosciuti telefonicamente e ha mandato all'avvocato Giuseppe Gallo le note e io le ho riprodotte perché mi sembrava giusto coniugare Vacanze Romane, io sono romano, la città di Sanremo, il festival, no? E quant'altro, e quindi con questo è un ringraziamento praticamente a tutta la cittadinanza di Sanremo. Avvocato Gallo, lei ha avuto così l'intuizione, il piacere di collegare Sanremo a Graziano. Intanto ringraziamo il Comune di Sanremo, lo ribadisco e lo ribadirò sempre, in un momento di questo tipo credere in una operazione anche forte non è semplice, perché qui non è semplice questa operazione. Pariteticamente dobbiamo ringraziare degli imprenditori molto molto radicati sul territorio, la Riviera Recuperi nella persona dell'amministratore delegato Aleandro Dal Monte e del signor Marco Del Gratta, i quali hanno subito condiviso questo tipo di comunicazione. Diciamo che è un evento bellissimo perché, ripeto, dimostra ancora una volta come Sanremo sia alla page, no? In tutto e per tutto. E poi siamo a qualche metro, l'ho detto prima, dal Teatro Ariston e quindi è anche questo un elemento significativo di cui siamo estremamente contenti, perché non è che il maestro abbia bisogno di questo ma ha anche bisogno di questo, e quindi è un'ulteriore amplificazione di questo elemento, anche perché ormai è ligure, vive ad Arenzano e quindi è qua vicino, e allora dobbiamo tenercelo stretto affinché non scappi verso
la vicina Costa Azzurra, perché sì, gli artisti sono attratti. Ce li rubano, l'andremo a trovare successivamente. Lei ha avuto anche una parte preziosa. Beh, è stato un grande piacere quando sono stata interpellata, perché abbiamo un archivio internazionale di arte contemporanea grazie al quale riesco a fare progetti un po' in tutto il mondo sull'identità del territorio, delle aziende, delle fondazioni, dei musei. L'idea di avere la possibilità di far capire che noi come Italia viviamo di rendita sul nostro passato d'arte. Tutti i secoli hanno dimostrato che c'è stato qualcuno, tanti, l'Italia è stato l'unico paese al mondo così ricco, ma tutti questi artisti non avrebbero potuto fare niente se non ci fossero stati degli imprenditori illuminati. Ringraziamo il Comune di Sanremo, il maestro Cecchini, l'avvocato Giuseppe Maria Gallo e tutti voi. Volevo chiedere, fino a quando rimarrà questa statua? Fino alla chiusura dell'Expo 2015, poi vedremo il da farsi. Con noi sei online.